parliamo di questo progetto, di questa idea, come è nata questa idea? Ma è nata prima di tutto per l'amore che provo per la mia città e quindi in base a una serie di viaggi che ho fatto, ho avuto il piacere di fare nel corso degli anni, grazie a mia moglie che ha sempre prenotato viaggi per visitare i parchi tematici e poi anche per la mia professione, perché da 20 anni svolgo un'attività di consulenza nello sviluppo di progetti di ricerca, di innovazione, quindi il mondo dell'innovazione mi ha sempre attratto e quindi ho fatto 2 più 2 e mi è venuta in mente questa idea. L'altro elemento che mi ha portato a pensare a questo parco, che tra un po' andrò a descrivere, è stato il viaggio che ho fatto ad Atene sul Partenone. Ho visto che oggi costruiscono sul Partenone nuove colonne, nuove travi che non esistevano, perlomeno che esistevano prima e che sono state deturpate dal passare degli anni. Quindi questa idea mi è venuta proprio pensando ai nostri beni culturali, ai nostri templi, e quindi l'idea di realizzare un parco che riprodurrà in maniera fisica, reale, i principali templi delle principali polis della Magna Grecia. Allora, presentiamo questo progetto ambizioso. Bella sfida presentarlo. Il progetto è ambizioso, ma è prima e più che ambizioso un progetto maturo, un progetto compiuto. Quando mi è stato proposto e chiesto di occuparmi dello sviluppo della parte della struttura operativa, societaria, perché il progetto diventasse una realtà, non mi sarei mai aspettato di avere di fronte un gruppo di lavoro così competente e così ben assortito. E quindi, a differenza di quello che solitamente si fa nel mio mestiere, cioè si parte per una costruzione da zero, siamo potuti partire da un punto assolutamente grande, assolutamente compiuto. Senta, cosa ci dice di questa realtà imprenditoriale? Quanti imprenditori sono? Siamo momentaneamente tanti, ma ritengo che a noi se ne aggiungeranno tanti altri quando stasera potranno un attimino capire e comprendere l'entità di un progetto importante, di un progetto che può cambiare le sorti della nostra regione. Ma com'è possibile realizzare questo Magna Grecia Park? Dove sorgerà? L'area potrebbe essere nella zona di Gabella, come potrebbe essere nella zona di Isola. Diciamo che c'è allo studio in questo momento alcune aree, devono essere valutate. L'importante non è tanto dove sorgeranno le aree, ma l'importante è che facciamo questo parco che potrebbe veramente cambiare l'esito della nostra Calabria. A che diciamo intanto di questa idea? Ma guardi, io penso che siamo di fronte a una scelta molto importante. Il Meridione oggi deve fare delle scelte di cambiamento, però quei cambiamenti che ci riguardano tutti, che non si fermano alle soglie di casa, sono quelli a cui dobbiamo partecipare anche noi. E forse è singolare vedere che in Calabria, a Crotone, ci sia stata questa idea magnifica di lanciare un'iniziativa che non ha padroni ma ha tanti servitori e soprattutto coinvolge l'intera cittadinanza, ma direi anche oltre la cittadinanza, coinvolge l'intera regione.